Capisco perfettamente lo spirito con cui la Lega ha presentato questa risoluzione, che non è la prima che gira in aula di questo tenore. E, quello che a me fa pensare è il fatto che sia dal 2008, da quando nasce questa iniziativa Strade Sicure, ad oggi non abbiamo risolto il problema della sicurezza, quantomeno non abbiamo rafforzato la capacità della percezione della sicurezza dei territori, non solo percezione ma anche concretamente sicura, abbiamo un problema grosso, che è un problema che certamente non potremo riuscire a risolvere completamente noi regione, ma è un problema di caratura ovviamente nazionale. No? Ribadiva anche il consigliere Ranieri, i continui tagli alla sicurezza che sono stati a livello governativo. Ecco, no, io sono più per cominciare a sollecitare lo Stato a tornare un po' sui suoi passi in questo senso. Abbiamo bisogno di più forze dell'ordine, più in modo capillare, piuttosto che usare, qui uso, non so se impropriamente o meno, il termine spot, insomma, l'esercito laddove ci siano delle situazioni di emergenza. Se le situazioni di emergenza sono perfettamente identificate e perfettamente identificabili, allora ha un senso, altrimenti farlo in modo quasi sistemico diventa una cosa abbastanza problematica anche da gestire come risorse, che ritengo io. Ora, ovviamente dopo ho letto anche la risoluzione del Partito Democratico abbinata e ho notato un enorme divario tra la concretezza e le buone intenzioni. Da questo punto di vista va detto, perché ovviamente noi siamo, quando è possibile, per fare delle proposte concrete, quindi apprezzo comunque il fatto della concretezza di quelle della risoluzione della Lega. Ho letto l'impegno nella risoluzione del PD, che è una lista di buone intenzioni, ma che non propone di fatto un poco nulla. Allora, io capisco che ci sia da affrontare un problema reale per gli amministratori che non hanno fondi, non hanno risorse. A me viene in mente, per esempio, la polizia locale, che è sotto organico, quasi ovunque, e non ci sono i fondi per assumere. E quindi il presidio del territorio è ridotto al minimo anche nelle ore diurne, figuriamoci quelle notturne, dove abbiamo carenza di forze dell'ordine locali. Mi immagino i carabinieri, che sono più capillarmente distribuiti sul territorio attraverso le caserme, che sono anche lì al lumicino come organico. Quindi dal mio punto di vista sarebbe bene investire su un sistema sicurezza che veda le forze dell'ordine in primo piano, con gli strumenti e con la formazione adeguata, come ha sempre dimostrato in molti casi comunque di avere, almeno per quanto riguarda la formazione. Sugli strumenti, a parte usare, fornirgli quelle, l'attrezzatura scaduta, il resto insomma sono abbastanza, cerco di fare il meglio. Ecco, io non sono propriamente favorevole all'uso così dei militari che hanno un altro, dovrebbero avere un altro compito. Capisco l'emergenza, capisco anche che dall'oggi al domani non è che si possono assumere tutte le persone che si dovrebbero assumere e fornire i territori di una rete di sicurezza già operante, e quindi si cerca di sopperire a un momento contingente, ma il momento contingente, se a mio avviso, va meglio declinato, perché detto così, posto così, sinceramente sembra più generalista e più sistemico che non caratterizzato per delle situazioni specifiche. Vabbè, detto questo, non è che capisco l'esigenza sollevata dalla Lega. Vorrei informare il Partito Democratico che, ove proposto nei vari comuni i progetti di controllo del vicinato per aiutare in collaborazione con la polizia locale, molti amministratori PD le hanno bocciate. Fatevi una telefonata, mettetevi d'accordo su cosa sia prioritario portare avanti, se la bandiera o il risultato. Grazie.